Giovanni Notaro della CISL Abruzzo e Molise, oggi questo incontro per annunciare una petizione popolare, una raccolta firme, obiettivo 20.000 firme da consegnare alla Regione, chiedete un salto di qualità. In particolare sul fronte della gestione della lunghezza delle liste d'attesa e dell'abolizione del super ticket. Il problema delle lungaggini è anche coperto dal fatto che magari non viene detto che c'è carenza di personale in alcune strutture. Magari questo è frutto del passato, del piano di rientro, però oggi bisogna capire che se non si interviene in quella materia con la sanità privata che è attrezzata e quella intermediata che va a trovare le forme migliori non solo in regione ma fuori regione, rischia di creare un ulteriore danno erariale e quindi non trovare più risorse economiche per coprire alcuni buchi e magari mettere le figure chiave a fare prestazioni. C'è il problema di non introitare risorse perché chiaramente altre regioni sono più attrezzate, quindi mobilità passiva, ma con quali conseguenze? Non certamente per chi può permettersi la sanità privata e quella intermediata, ma soprattutto per le fasce deboli della popolazione, a cui si aggiunge o un disagio economico perché si devono spostare, e noi sappiamo che poi lo si fa spesso più per gli altri, perché il dato più drammatico è quando qualcuno rinuncia per dei costi a curarsi alla propria salute. Il super ticket da un lato riduce la propensione del cittadino al diritto alla cura e dall'altro lato fa sì appunto che sempre di più in questo ambito ci si debba rivolgere ai privati. Tra l'altro molte regioni hanno rimodulato il super ticket e quindi noi ne chiediamo, come dire, l'eliminazione. Pensiamo anche ai pazienti cronici che devono fare tutta una serie di esami diagnostici e quindi il costo diventa veramente un costo pesante per le famiglie. Usufruire da parte dei pensionati del diritto alla salute sancito dalla Costituzione purtroppo non lo registriamo, perché le liste d'attesa così lunghe e la carenza di servizi sanitari nei territori fanno sì che gli anziani in particolare in alcuni casi o rischiano di non potersi curare perché sono impossibilitati a rivolgersi al privato, visto che nel pubblico non trovano i tempi adeguati per farsi curare e soprattutto anche in questo caso, come dicevo prima, la carenza di servizi territoriali, di assistenza territoriali, va a incidere sulle famiglie dei non autosufficienti.